Gesù attraverso gli occhi di tanti personaggi. Abbiamo iniziato con la Maddalena, poi con il Cireneo, poi con siamo andati avanti con il centurione, il Lisma, il buon ladrone. Quest'anno abbiamo pensato che volevamo leggere la passione con gli occhi di Maria, un'impresa ardua, perché sapete molto bene che non è facile entrare nell'anima di una mamma, e qua la mamma Maria, è capire e leggere la passione di Gesù, non è facile. Però noi ci abbiamo tentato. E vediamo come Maria ha vissuto il dramma del figlio. E questa rappresentazione la vorremmo anche rivivere con le nostre suore, che hanno proprio il carisma dedicato a Maria sotto la croce. Questa rappresentazione la vogliamo dedicare a tutte le mamme, della nostra comunità, perché in ogni mamma c'è una vena di dolore, in ogni mamma c'è una vena di gioia, di speranza, e ogni mamma, guardando Maria, possa rivivere la sua maternità in tutto quello che fa parte della maternità stessa. E allora iniziamo la nostra sacra rappresentazione. La scena si apre nella casa di Lazzaro, a Betania, dove Maria, la madre di Gesù, è stata accolta nel suo viaggio da Nazaretta a Gerusalemme. Desiderava ardentemente celebrare la Pasqua con suo figlio Gesù e i suoi discepoli. Sentiva nel cuore che quella era una Pasqua particolare, non come le altre. Avvertiva nel cuore che qualcosa stava per accadere a suo figlio. Per questo si era precipitata in fretta da Nazaret per stare accanto a suo figlio. E Maria, le sorelle di Lazzaro, l'hanno accolta a casa loro con particolare gioia. Da qualche settimana Gesù aveva richiamato alla vita Lazzaro e questo episodio aveva messo in subbuglio un piccolo villaggio di Betania e la notizia si era sparsa nei dintorni fino a Gerusalemme e aveva creato le ire dei giudei e dei sacerdoti che tramavano di eliminare Gesù. Maria era arrivata stanca, sfinita. 2 giorni di cammino sulla groppa di un asino, per vie anguste e ricche di pericoli. È sera, in casa avvengono i preparativi per la festa di Pasqua, ma c'è un clima un po' pesante, quasi che si avverte che sta per succedere qualcosa di grave. Ad un tratto entrano delle donne, amiche di Marta e Maria, e con un fare concitato cercano Maria. Gesù, non è possibile. Perché si scagliano
venuto da noi per la morte di nostro fratello Lazzaro, aveva il volto abbastanza provato. Pensavamo fosse per la morte di nostro fratello, ma anche dopo averlo ritornato in vita è rimasto molto pensieroso. Si vede che già avvertiva qualcosa. I giudei che erano venuti per il lutto di Lazzaro, quando hanno visto mio fratello uscire dalla tomba, spaventati e prevedendo la fama che tutto questo poteva portare, li ho visti scuri in volto. Certamente se ne sono andati in fretta, senza salutarci. Sicuramente sono andati a Gerusalemme a raccontare tutto al Signore e a preparare qualcosa di gusto. Adesso procede secondo gli atti stabiliti. Sapete, ricordo benissimo quel giorno a Nazareth. Ero appena rientrata dal tempio, come di solito, quando quella creatura celeste mi avvolse nella sua luce, parlandomi di un figlio. Sì, un figlio che sarebbe nato dal mio seno, senza concorso. Solamente dissi, abbandonandomi alla volontà del Padre e sentendomi chiamare ad un compito molto più grande. La sua nascita poi avvenne nella maniera più prevista, nella più squallida povertà, in una stalla fredda, riscaldata dal solo calore degli animali. La cosa che ci colpì e ci confuse fu il continuo via vai di poveri pastori e di sapienti giunti dall'Oriente, adormiti dal nostro bambino Gesù. Questo ci fece capire che in lui si nascondeva qualcosa di grande. Poi però accadde qualcosa che ci turbò molto. Quando portammo Gesù al Tempio per la purificazione rituale, lì un pio anziano degli anni mi disse delle parole che seppero di grave presagio. Mi disse: a te una spada trafiggerà l'anima. Quelle parole mi ferirono. Né il mio sposo Giuseppe riuscì. Ora sono proprio quelle parole che prepotentemente mi tornano nella testa, iniziano a svelarsi. Quando poi Pronto. Nostro figlio Gesù aveva 14 anni, senti, sono decidiamo di portarlo a Gerusalemme. La chiesa che stanno facendo una rappresentazione, mi puoi chiamare? Era il periodo in cui iniziava a prendere per le mani la Torah, il libro della legge. Avresti dovuto vedere con quanta gioia, con quanto entusiasmo. E noi, in mezzo a tutta quella confusione, lo perdemmo di vista. Per 3 giorni lo cercammo tra parenti e amici, senza riuscire a capire dove fosse. Fummo poi avvertiti che si trovava a terra. Allora andammo subito a riprenderlo. Una volta giunti lì, lo riproveranno per lo spavento che ci aveva causato. Ma lui candidamente ci disse. Poi però, in quel giorno molto lontano, un giorno in cui mi disse che mi avrebbe lasciata, aveva una missione importante da portare a termine. Io subito gli chiesi: ti prego, figlio mio, portami con te. Giuseppe, il tuo sposo, dopo una breve malattia morì, lasciandoci ancora più poveri di prima. Ma lui mi disse che non era possibile. Ci sarebbero stati altri uomini con lui ad aiutarmi.
Io avrei dovuto seguirlo con il mio cuore di madre. E fu così. Ci vedremo, mi disse. Lo vidi allontanarsi. Il mio cuore se ne andò con lui. Quando l'avete incontrato un'altra volta? Fu a Cana. Sì, a Cana per un compito di nozze. Ricordo che in quell'occasione lui era già circondato da qualche discepolo. La cosa che mi è rimasta dentro è che gli sposi stavano vivendo un grande disagio. Non avevano considerato bene il numero degli invitati e le provviste di vino erano esaurite. Allora chiesi a mio figlio di aiutarmi. Ci pensò un po', poi però lo fece e tutti rimasero contenti, sposi e invitati. Un'altra volta invece fu a Gerusalemme. Mi recai lì con dei parenti. Quando lo vidi predicare ad una folla sterminata di persone, io, davanti a tutta quella gente, non ebbi il coraggio di andare da lui. Così lo mandò male. Però lui non venne. Seppi in seguito, lei che lo cercavo, chiese alla folla: chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Le mie sorelle? Se non coloro che ascoltano la mia parola e la mettono in pratica. Beh, solo in seguito ho capito cosa volesse dire. È stata dura per te accettare di avere un figlio e non poterselo godere, averlo accanto a sé nel proprio paese. Non soffrivate di gelosia nel sapere che tanta gente lo seguiva per vederlo, per ascoltarlo, per avere una guarigione, e voi la madre, esclusa da tutto questo. Da quanto ha lasciato la sua casa a Nazareth, mi è ritornato pochissimo nonno. Comunque, i nostri concittadini non lo amavano molto. Un po' per il discorso che fece nella sinagoga, e un po' perché nella sua città non fece alcun miracolo. Ma ora... ora dov'è mio figlio? Dove lo hanno portato? I suoi amici lo hanno difeso, lo hanno protetto. Figlio mio, dove posso trovarti? Partiamo, andiamo a Gerusalemme, è ancora giorno. Forse lo troveremo ancora con i suoi discepoli. Lo costringeremo a venire qui, a Betania, a fare Pasqua con noi e con i suoi discepoli. Hai ragione, Marta. Andiamo ad incontrarlo. Sicuramente non riusciremo a convincerlo a tornare, ma almeno passeremo la Pasqua con noi. Possiamo sfidare la folla, rischieremo di averla contro. Sì, in effetti lo dobbiamo far arrestare, assolutamente. Ma io avrei
mi venga. E se ve lo consegnassi io? Lui in effetti mi ha nominato il cassiere del gruppo, dei suoi seguaci. Sì, facciamo così. Lui solitamente, quando arriva in Gerusalemme, va a pregare in un orto degli ulivi, un podere chiamato Getsemani. Andremo insieme alle vostre guardie, le guardie del tempio. E io, arrivato lì, per farglielo riconoscere, lo saluterò e gli darò un bacio. Geniale, Giuda, veramente un piano perfetto. Quando lo diremo al sommo sacerdote Caifa, non esiterà ad ammirarti e a farti entrare tra i notabili del tempio, e ci sarà anche una forte somma di denaro per te. Chiederò al tesoriere di farti avere 30 monete d'argento, va bene? No, il denaro, io non lo faccio per denaro, io lo faccio per la gloria del nostro popolo. Con il denaro farò l'elemosina ai poveri che stanno davanti al tempio. D'accordo, Giuda. Andrò dal sommo sacerdote per concordare su da farsi. Ci vedremo presto, durante la cena di Pasqua. Tu, dove la cena? Dove la cena? La celebro con il maestro, gliel'ho promesso, con i suoi discepoli, anche se avrei preferito passarla con i miei amici zeloti, ma è meglio che stia vicino al gruppo, in modo da organizzare bene la cosa, come concordato. Ti raccomando, le 30 monete d'argento. Si avvicinava la festa degli azimi, chiamata Pasqua, e i sommi sacerdoti e gli scribi cercavano come toglierlo di mezzo, poiché temevano il popolo. Allora Satana entrò in Giuda, detto Iscariota, che era il numero dei 12, ed egli andò a discutere con i sommi sacerdoti e i capi delle guardie sul modo di consegnarlo nelle loro mani. Essi si rallegrarono e si accordarono di dargli del denaro. Egli fu d'accordo e cercava l'occasione propizia per consegnarlo loro, di nascosto dalla folla. Quando fu l'ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui, e disse: ho desiderato ardentemente mangiare questa Pasqua con voi. Questo è il mio corpo che è dato per voi. Prendete e mangiatene tutti. Questo calice è la nuova alleanza, nel mio sangue, che è dato per voi. Prendete e bevetene tutti.
Fate questo in memoria di me. Ecco che la mano di chi mi tradisce prende del pane e del vino dalla nostra mensa. Ora il figlio dell'uomo se ne va come stabilito, ma guai a quell'uomo dal quale è tradito. Giuda, quello che devi fare, fallo presto. Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove, ed io farò per voi un regno come il Padre l'ha fatto a me, perché possiate mangiare e bere alla mia mensa, nel mio regno. Per questo ho pregato per voi, e soprattutto per te, Simone, perché non venga meno la tua vita. Una volta ravveduto, conferma i tuoi fratelli. Signore, io per te sarei pronto ad andare in prigione o alla morte. Chiedi, tu moriresti per me, eppure io ti dico che non canterà oggi il gallo prima che tu avrai negato per 3 volte di conoscermi. Io vi conosco tutti, eppure farò di voi il mio greggio. Tutto mi è stato dato dal Padre, e ciò mi è stato riferito. Ora io laverò i vostri piedi, affinché voi possiate fare la stessa cosa l'un l'altro tra di voi, perché chi vuole essere primo sia l'ultimo, o chi vuole essere re diventi servo. Chi vuole scalare la vetta dell'amore scenda nelle infinite valli della carità. Signore, non sia mai detto che tu l'abbia di me, io non lo permetterò mai. Pietro, se non arriverai i tuoi piedi oggi, non entrerai nel mio regno. Allora, Signore, non solo i miei piedi potrai lavare, ma tutto il mio corpo. Ma il mio tempo quasi arrivato, e voi rimarrete scandalizzati per me. Sì, perché il pastore sarà percosso e disperso le sue pecore.
Madre, tu qui, perché sei venuta? Ma dimmi, mi sono aggiunte voci incomprensibili sul tuo conto. Ma è vero che vogliono ucciderti? Perché vogliono farti del male, mentre tu hai fatto solo del bene? La mia ora è giunta, madre. Io per quest'ora sono nato. Per quest'ora sono venuto al mondo. Il Padre mi chiama per lavare i peccati dell'uomo col mio sangue. Mi vedrà soffrire molto, madre. Stammi vicino. Bevi con me questo calice. Non è possibile. Il Padre non può chiederti questo. Non può succederti una cosa così grave. Lasciami. Ti prego, figlio mio, rimani. Lasciami andare. Lasciami andare, madre. Non trattenermi. Devo compiere la volontà del Padre, quella per cui sono venuto in questo mondo. Gesù è nell'orto degli ulivi. Tra poco si raccoglierà in preghiera, come ogni giorno. Ma questa volta sarà anche diverso. La sua umanità sentirà tutto il peso degli eventi che stanno per avvicinarsi. La sua e la nostra umanità quasi vacillerà. Ma l'immenso legame con il Padre prenderà anch'essa forte. Egli suderà sangue, il suo cuore tremerà, ma ciò che è un primo facile giudizio, è solo il momento della debolezza del Cristo. Si erge invece come la via più elevata e umana che Dio ci ha donato per capire e seguire e amare l'opera del Maestro dei Maestri. L'anima mia è tenuta fino alla morte, fino alla morte. Fermatevi qui, vegliate. Padre, Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia, non sia fatta la mia, ma la tua volontà, la tua volontà. Pietro, Pietro, ma tu stai dormendo. Non sei riuscito a stare sveglio insieme a me. Dormite, dormite pure, lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Dormite, dormite pure, colui che mi tradisce è ormai vicino. Venite, venite con me. Questo è il posto dove è solito radunarsi Gesù con i suoi discepoli. Noi come facciamo a riconoscerlo? Questo pure è vero, è notte.
Facciamo così. Vi avvicinerò io. Voi state in guardia. Il primo che bacerò, che saluterò con un bacio, dovete catturarlo. Quindi, è l'intesa. Il primo che tu baci, noi lo acciuffiamo. Benissimo. Così sono i patti. Ecco, questa è la tua ricompensa. 30 monete d'argento. Come stabilito. Maestro. Giuda, con questo bacio tu tradisci un amico. Prendetelo. Ecco, è lui, acciuffato. Guardi, state fermi. Chi cercate? Cerchiamo il Nazareno. Sono io, lasciate stare gli altri. Lasciate gli altri, arrestiamo. Tutti i giorni ero al tempio a pregare in mezzo alla gente. Perché non mi avete arrestato allora? Perché questi sono gli ordini e non ne discutiamo. Andiamo. Ho saputo che hanno arrestato il vostro profeta, Gesù il Nazareno. Non è possibile. Sì, e vogliono che Roma lo condanni a morte, perché si è proclamato figlio di Dio. Ma io lo conosco, io ho ascoltato le sue parole, non capisco perché l'hanno potuto condannare. Lui non ha condannato nessuno, e ora l'hanno condannato. E ora l'hanno condannato come schermo e l'ho portato al patibolo. Sì, probabilmente avrà offeso qualcuno dei suoi sacerdoti. Ti sbaglio. Aspetta un momento, anche io mi ricordo. Eri tra i suoi discepoli. Non è vero. No, non è vero. Io quell'uomo non lo conosco. No. Io mi ricordo bene di te. Tu camminavi a fianco a Gesù. Una volta facevi il pescatore e vendevi al mercato il pesce. Vi ho già detto che io quell'uomo non l'ho mai visto, non lo conosco. Mi state sbagliando con qualcuno che mi somiglia. Io quell'uomo non l'ho mai incontrato. Mai. Non lo conosco.
Devo andare, Maria. Che ti succede? Non ti riconosco più. Sei sconvolto. Cosa ti è successo? Cosa hanno fatto a mia figlia Gesù? Raccontami, ti prego. Non so nulla, Maria. Non so nulla. Ho fretta. Devo andare. Pietro. Pietro, ti prego, ascoltami. Dimmi qualcosa, almeno tu. Maria. Maria, ho abbandonato tuo figlio, Maria. Maria, l'ho abbandonato. Ho abbandonato il mio paese, l'ho tradito, Maria. L'ho lasciato nelle mani di coloro che lo vogliono ammazzare, Maria. Io non sono più degno di essere chiamato suo discepolo. No, non sono più suo discepolo. Ho avuto paura che mi riconoscessero come suo discepolo, Maria. E adesso fuggo, adesso scappo, fuggo dal suo volto, dal suo sguardo. Ho paura di incontrarlo. No, Maria, non mi perdonerà mai. No, non mi perdonerà mai per quello che ho fatto, Maria, mai. Pietro, Pietro, per quanto grave possa essere stato il tuo tradimento, non temere, lui ti perdonerà. Non fuggire dal suo sguardo, Pietro. Lui ti sta cercando perché vuole perdonarti. Cercalo, Pietro. Ti ama e ti perdona. Procuratore Pilato, costui è Gesù il Nazareno. L'ho conosciuto qualche giorno fa, l'ho visto davanti al Nazareno, attorniato da molta folla che lo osannava come un eroe, un liberatore. Che cosa abbiamo con il costume? Quale è? Voi sapete che per condannare a morte un uomo ci vogliono delle accuse vere e gravi. Procuratore Pilato, di certo sappiamo che quest'uomo va predicando per tutta la Giudea e la Galilea di essere il Messia, il Cristo. Ebbene? E ciò è grave bestemmia. Ha affermato tra l'altro, davanti a moltissimi testimoni, di essere il figlio di Dio. Così? Io dovrei condannare a morte un uomo perché ha detto di essere figlio di Dio. Ha ucciso qualcuno. Ha aggredito qualcuno dei miei soldati. Ha rubato o ferito un vostro sacerdote. Qualcuno di voi può provare di essere stato preso. Vi chiedo, sulla base di cosa posso giudicare questo? Le sue predicazioni, rivolte a immense moltitudini, finiranno ben presto per sollevare il popolo, e ciò è un problema anche vostro, procuratore Pilato. Inoltre, fra le altre cose, va dicendo di essere re, e ciò comporterà grossi problemi, non solo a noi, ma anche a Roma. Re, si è definito re. Ma re di cosa? Ha per caso un esempio? E
Inoltre c'è qualcuno che può testimoniare di sua incitazione a non pagare il tributo a Cesare. Gesù di Nazareth, non sei la mia voce. Questo è il particolare, il marco sacrato. Perché non rispondi? Io ho solo e sempre detto di dare a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Ma tu sei o non sei quello che è di te? Dici questo da te o perché altri te l'hanno riferito sul mio conto? Io non sono te, è la tua gente, i sommi sacerdoti che ti hanno condotto qui davanti a te. Vuoi dire per caso che sei il re? Tu lo dici. Tu credi anche in fatto questo, di dire la verità? E tu stesso sei convinto di dire la verità? Per questo io sono nato. Per questo sono venuto in questo mondo. Per dare testimonianza alla verità. Chiunque ascolta la mia parola è stata la parte della verità, nel mio regno. Parla di verità. Ma che cos'è? Rispondo, cos'è la verità? Per far notare la clemenza di Roma. Di che si tratta? In pratica, un'altra festa importante, il procuratore può concedere la grazia ad un condannato. Beh, questo di applicarla a Gesù. Tanto terrore,
ha sparso tra la nostra gente, nella nostra città. Non possiamo permetterci ancora di vederlo libero. Basta, ho dato la mia parola, non posso più tornare indietro. E tu, Galileo, hai sentito? Questa è la tua gente, questo è il tuo popolo, questo è il popolo che qualche giorno fa ti ha salvato. Non dici niente, non rispondi. Perché ancora non rispondi? Centurione, fatelo flagellare, così forse si salverà questa porta. Sarà fatto. Procuratore, soldati, presto! Facciamo vedere in pubblico Roma com'è crudele con chi si ribella alle sue leggi. Avete voluto liberare il criminale Barabba e condannare il questo Galileo? E adesso io gli infliggo il doppio della punizione riservata a un rivoluzionario. Forza, avanti! Il liberatore, l'eroe, guardatelo!
Che cosa mi è successo? Ho avuto paura. Sì, ho avuto paura. Sono scappato. Sì, sono scappato con un fanciullo abbandonato. E disconoscendo il mio signore. Ecco. Ora vedo quello che realmente sono. Sono un nulla. Un baratro. Un baratro di fiaccheria. Perdonami, maestro. Perdonami, Gesù. Non è finito il coraggio. Ho paura addirittura di una donna. Quando tu mistero invincibile ci hai aperto le porte del cielo. Ma io non posso starti lontano, Gesù, non posso stare lontano da te e non voglio. Annientami, annientami, farò scacciarmi, Gesù. Io voglio restare aggrappato a te, Gesù, pregandoti e supplicandoti di perdonarmi. Cosa faremo, Signore, senza di te? Dove andremo? Tu solo, Signore, le parole di vita, tu solo ci apri alla gioia vera, tu solo ci mostri la forza dell'amore di Dio, tu solo ci mostri il volto del Padre. Avanti! Avanti, sferzate più forte! Trenta sono le distanze stabilite! Facciamo pure 60! Dobbiamo stremarlo, renderlo irriconoscibile! Dobbiamo vedere se la sentirà ancora di andare su quell'asinello! Tra la nostra città, come un eroe, un liberatore! Avanti! Sferzate più forte! Avanti, prendetele. Forza, forza. Thank you.
Prego, soldato, lasciateci asciugare il sangue che mio figlio ha versato durante la flagellazione. Lasciateci fare almeno questo. Questa vuole punire per terra. Vuole punire del sangue. Ma che te ne fai del sangue di un condannato? Che te ne fai? Possibile che è tanto prezioso? Forza, avanti, pulisci! Avanti, forza. Thank you.
D'accordo che sono un mio contadino, ma un po' di rispetto. Lei diceva... Come osi contraddire il mio ordine? Avanti, non ti permettere! Muoviti, porta la voce! Questi villani di campagna non sanno con chi hanno a che fare. Vedi, Giovanni, hanno costretto un povero contadino ad aiutarlo. Si sono accorti che non ce la fa più. Speriamo che accetti. Ti prego, buon uomo, accetta per carità. Non vedi come soffre? Aiutalo, ti prego. Ma chi è questo? Diventa anche lei con la sua pietà. Non mi è passata la buona giornata di lavoro dei campi. Adesso, anche questo. Aiutare il condannato a portare la sua luce. Avanti, non abbiamo tempo da perdere. Forza, avanti! Muoviamoci! Fratello, non adirarti. Con l'odio e la ribellione non otterrai niente. Solo con l'amore riuscirai a farti capire. Amore? Ma quale amore? Guarda che bella la mia fatta oggi. Non mi è bastata la giornata di lavoro nel campo. Adesso anche questo. Forza! Grazie Simone per essere venuto. Scusa se per colpa mia ti ho toccato questo ingrato compito. Hai alleviato i miei patimenti. Grazie. Non farlo per forza. Se puoi, fallo con amore. Grazie. Amore. Io non le conosco queste parole. Io nella mia vita ho sempre solo odiato. Guarda, questa trave è tutta sporca di sangue e di polvere. Ce la faccio. Ti voglio dire che è pesante. Il suo peso non è quello del legno, è quello del peccato di tutti gli uomini, del male. E anche il male che lo fa essere così pesante. Ancora altre donne, ma non volete capire, no? Che la mia barba è morta! Avanti, mettiti là, fai spazio!
Sorgato! Sorgato! Soldato! Soldato, lasciateci parlare al maestro di Galilea. Lui un giorno mi ha salvato mia figlia, me l'ha strappata dalla morte. Io sono una donna straniera. Ma lo volete capire, no? Che voi con la vostra pietà non salverete mai la sua condanna, lo salverete per no. Forza, fate spazio! Maria, anche tu qui, accanto al tuo figlio. Il dolore del figlio si aggiunge anche a quella di una madre. Signore, perché tutto questo soffrire? Perché tu che hai alleviato il dolore di tutti, adesso sei qui a soffrire e non c'è nessuno che ti aiuti. Dove sono, signore? Dove sono tutte le persone a cui hai dato la vista? Hai sfamato, hai guarito da tanti mali, dove sono? Come vorrei portare il legno della tua croce. Signore, non accarezzerai più il volto dei nostri figli, non sorriderai più loro. Signore, perché? Donna di Gerusalemme, piangete su di me, piangete su voi stessi e sui vostri figli. Ecco, erano giorni qui si vedrà. Beate le stelle ed i grembi che non hanno costruito, le mammelle che non hanno allattato, così diranno i monti, cadete su di noi, ai colli, ricopriteci, perché se trattano così il legno morte, che ne sarà del legno secco? Thank you.
pregando, soltanto il tuo sguardo. Thank you.
Grazie, Simone. Grazie che sei venuto ad aiutarmi. Sei stato costretto, sì. Hai usato nei miei confronti tale amore, una tale tenerezza. In mezzo a questo odio che mi circonda, ho parlato tanto d'amore nella mia vita. Ed ora ho trovato in te l'esempio di come bisogna amare. Portare il proprio dolore, il dolore del proprio fratello sulle proprie spalle. Grazie, Simone, per questo atto d'amore che sarei ricordato nel tempo. Perché gli uomini si hanno fatto così? Perché gli uomini non vogliono sentire parlare d'amore, ma solo di oro. Anch'io, ora che ti ho incontrato, voglio vivere anch'io così, con i tuoi sentimenti. Ma come posso fare se tu vai a morire su quella croce? Ti lascio in compagnia di mia madre, del mio discepolo prediletto. Sei loro, ascoltali, ti insegneranno cos'è l'amore vero. Ah.
Sarai di nuovo mamma, in me e
nell'amore di tutti gli uomini a cui Dio, a cui Gesù ha dato la vita e l'amore. Sì, Giovanni, le ultime parole che mio figlio mi ha donato sono state per rendermi una nuova maternità. Vieni, Giovanni, vieni, figlio mio. E sì, primo di tanto. Dio mio, Dio mio, perché hai abbandonato? Non muoiono così i criminali. Abbiamo commesso una grave ingiustizia. Abbiamo ucciso un giusto. Voglio continuare su questa strada.
la mia famiglia sarà testimone di questo fatto. Lasciate che sia anch'io insieme a voi a scenderlo dalla croce.
sei il più grande dono del mio Signore. Madre, io ti onorerò con tutta la mia vita. Donna, c'è qui un signore di Arimatea a cui ho chiesto di avvolgere il corpo in un lenzuolo di lino per poi dargli degna sepoltura in una tomba in un suo giardino situato poco lontano da qui. La croce. Adesso tutta la mia famiglia deve essere testimone di questo fatto. Benito, da oggi sarete tutti con me. Mi prenderò cura di voi come una madre si prende cura dei suoi figli. Farete parte della sua nuova famiglia di discepoli.